Capitolo 28. Era lei. Jack se n'era rimasto sulle scale ad ascoltare i suoni cantilenanti, consolanti, che giungevano attutiti da dietro la porta sbarrata. Lentamente la confusione aveva ceduto il passo alla collera. Le cose non erano mai realmente cambiate, non per Wendy. Lui avrebbe potuto tenersi alla larga dall'alcol anche per 20 anni, e comunque, ogni qualvolta fosse rientrato a casa di sera e lei fosse corsa ad abbracciarlo sulla soglia, avrebbe visto e avvertito quel lieve dilatarsi delle sue narici mentre cercava di indovinare fumi di scotch o di gin galoppanti sul treno lanciato delle sue esalazioni. Lei avrebbe sempre supposto il peggio. Se lui e Danny fossero stati coinvolti in un incidente stradale con un cieco ubriaco che avesse avuto un infarto appena prima dello scontro, lei avrebbe tacitamente imputato a lui le ferite di Danny e gli avrebbe voltato le spalle. La sua faccia, quando aveva portato via di scatto Danny, l'aveva ancora davanti agli occhi, e a un tratto l'assalì il desiderio di cancellare con un pugno la collera che vi aveva letto. Non aveva alcun diritto, maledizione. Sì, magari i primi tempi. Lui era stato un vero lazzarone, aveva fatto cose semplicemente spaventose. Spezzare il braccio di Danny era stata una cosa terribile, ma se uno si redime, non merita forse che prima o poi la redenzione sia accreditata a suo merito? E se non l'otteneva, non meritava forse di agire in modo conforme alla fama che aveva? Se un padre continua ad accusare la figlia vergine di andare a letto con tutti i ragazzi del liceo, non capita forse che la ragazza alla fine si stufi e decida di comportarsi in modo da meritarsi quei rimproveri? E se una moglie in segreto, e non tanto in segreto poi, continua a credere che il marito astemio sia un ubriacone? Si sollevò. A passo lento raggiunse il pianerottolo del primo piano e indugiò un istante. Prese il fazzoletto dalla tasca posteriore dei calzoni. Se lo passò sulle labbra e considerò l'idea di tempestare di pugni la porta della camera da letto, esigendo che lo facesse entrare per poter vedere suo figlio. Non aveva diritto alcuno di essere così maledettamente tirannica. Beh, prima o poi avrebbe pur dovuto uscire, a meno che non avesse in programma una drastica dieta per entrambi. A quel pensiero un sogghigno cattivo gli aleggiò sulle labbra. Che fosse lei a venire da lui, a tempo debito si sarebbe decisa. Scese al pian terreno, rimase un attimo accanto al banco della portineria senza alcuna ragione particolare, poi prese a destra, i tavoli deserti, con le tovaglie di lino immacolate e perfettamente stirate sotto la coltre protettiva di plastica trasparente, colpirono il suo sguardo. Tutto era deserto, ora, ma la cena sarà servita alle ore 20, smascheramento e ballo a mezzanotte. Jack si aggirò fra i tavoli, dimenticando per un istante la moglie e il figlio che stavano di sopra, dimenticando il sogno, la radio fracassata, le ecchimosi. Fece scorrere le dita sulle protezioni di plastica scivolose, tentando di immaginarsi come dovesse essere stata l'atmosfera in quella calda serata d'agosto del 1945, a guerra vinta, col futuro che si spalancava dinanzi così nuovo, così imprevedibile nelle sue molteplici forme, come un paese dei sogni. Le lanterne giapponesi accese e variegate, appese tutto attorno al viale semicircolare, la luce di un giallo dorato che pioveva da quelle alte finestre contro le quali ora si accumulava la neve. Uomini e donne in costume, qui una principessa scintillante, là un cavaliere in alti stivali, gioielli brillanti e brillanti battute dovunque, danze, bevande alcoliche che scorrevano a fiumi, prima il vino e i cocktail e poi forse i liquori, mentre il tono delle conversazioni saliva e saliva sempre di più, finché il grido gioioso risuonava dal podio del direttore d'orchestra, il grido di «Giù la maschera! Giù la maschera!» E la morte rossa dominava. Si ritrovò ritto all'altro capo della sala da pranzo, proprio di fronte alle porte a vento stilizzate della Colorado Lounge, dove in quella notte del 1945 probabilmente si era bevuto gratis. «Fatti sotto al bar, amico. Offre la casa.» Varcò le porte a vento e procedette nell'ombra fonda, intensa del bar. E accadde una cosa strana. Era già stato lì dentro prima. Una volta per spuntare l'inventario che Ullman aveva lasciato, per cui sapeva che il bar era stato totalmente ripulito. Gli scaffali erano deserti, ma ora,
fiocamente illuminate dalla luce che filtrava dalla sala da pranzo, a sua volta debolmente illuminata a causa della neve che bloccava le finestre, credette di scorgere file e file di bottiglie che baluginavano appena dietro al bar, e sifoni e persino la birra che gocciolava dagli spinotti dei tre rubinetti luccicanti. Sì, riusciva addirittura a percepire odore di birra, quell'odore umido e fermentato, di malto, non diverso dall'odore che ogni sera aleggiava vagamente attorno al volto di suo padre, allorché rientrava dal lavoro. Sgranando gli occhi, cercò a tentoni l'interruttore sul muro e accese la bassa luce intima da bar. Gli scaffali erano vuoti. Non un granello di polvere. Le spine della birra erano asciutte, al pari degli scarichi cromati sotto di esse. Sulla sinistra e sulla destra i separeri vestiti di velluto si ergevano simili a uomini della schiena dritta, ciascuno studiato per consentire il massimo di intimità alla coppia che vi cercava rifugio. Davanti a lui, oltre il pavimento ricoperto di moquette rossa, 40 sgabelli erano disposti attorno al bar a forma di ferro di cavallo. Ogni sgabello era rivestito in pelle e recava inciso il marchio di una mandria di bestiame. Circolo H, bar D. Bar, il che si adattava perfettamente, dondolo V, pigrone B. Si avvicinò, scuotendo il capo in un lieve moto di stupore. Era come quel giorno nel campo a giochi quando... Ma non c'era senso alcuno a pensarci. Eppure avrebbe giurato di aver visto quelle bottiglie. Vagamente, era vero, così come si intravedevano le sagome oscurate dalla mobilia in una stanza nella quale siano state tirate tutte le tende. Deboli riflessi sul vetro. L'unica cosa che restava era quel sentore di birra, e Jack sapeva che dopo un certo periodo di tempo quel sentore finiva con l'impregnare il legno di ogni bar del mondo, e tuttavia l'odore gli era parso acuto, quasi fresco. Sedette su uno degli sgabelli e appoggiò i gomiti sull'orlo del bar rivestito di pelle. Accanto alla sua mano sinistra c'era una ciotola per le noccioline, ora vuota, naturalmente. Era il primo bar in cui mettesse piede da 19 mesi. E in quel maledetto posto non c'era una goccia da bere, dannazione. Comunque, fu travolto da un'ondata di nostalgia amara, prorompente, e il bisogno fisico di qualcosa da bere parve salirgli dentro, dal ventre fino alla gola, alla bocca, al naso. Lanciò un'altra occhiata agli scaffali, in preda a una folle, irrazionale speranza. Niente. Sogghignò, oppresso dalla sofferenza e dalla delusione. I suoi pugni, serrandosi lentamente, tracciarono graffi minuti sull'orlo di pelle imbottita del bar. «Salve, Lloyd! Una serata un po' fiacca, eh?» Lloyd confermò e gli chiese cosa potesse servirgli. «Sono proprio contento che tu me l'abbia chiesto», disse Jack. «Proprio contento, perché si dà il caso che abbia nel portafogli 2 ventoni e 2 deca». E temevo che avrebbero dovuto marcirci fino al prossimo aprile. Figurati che non c'è nemmeno un autogrill da queste parti, ci crederesti? E io che credevo che ce ne fossero persino sulla luna, cavolo! Lloyd gli esternò la sua comprensione. Così, guarda un po'. Adesso mi prepari 20 martini di fila. 20 di fila, proprio così, evviva! Uno per ogni mese che ho passato a regime secco e uno tanto per fare cifra tonda. Hai tempo, no? Non sei troppo occupato. Lloyd rispose che non era occupato affatto. «Bravo, metti in fila i marziani, proprio qui, lungo il bar. Io li butterò giù l'uno dopo l'altro, il fardello dell'uomo bianco. Lloyd, amico mio!» Lloyd si girò a sbrigare l'incarico. Jack si frugò in tasca in cerca del portamonete a molla e ne estrasse un flaconcino di Excedrin. Il portamonete era rimasto sullo scrittoio della camera da letto e naturalmente quella gamba secca di sua moglie l'aveva chiuso fuori dalla camera. Una gran bella scopata, Wendy. Maledetta puttana in calore. «A quanto pare sono momentaneamente al verde», disse Jack. Erano disposti a fargli credito in quel locale? Lloyd disse che gli avrebbero fatto credito. «Fantastico! Tu mi piaci, Lloyd. Sei sempre stato il meglio di tutti. Il meglio di tutti i baristi tra Bar e Portland, nel Maine. E Portland, nell'Oregon, addirittura». Lloyd lo ringraziò del complimento. Jack svitò il cappuccio del flacone di Excedrin, lo scosse per farne uscire 2 compresse e se le cacciò in bocca. La bocca gli si inondò del ben noto sapore acido, irresistibile.
a un tratto ebbe la sensazione di essere osservato da qualcuno, con curiosità e un certo disprezzo. I separé alle sue spalle erano occupati, c'erano signori distinti dai capelli appena spruzzati d'argento e belle ragazze giovani, tutti in costume, che osservavano con freddo divertimento quella squallida esibizione di arte drammatica. Jack roteò sullo sgabello. I separé erano tutti deserti e si estendevano dalla porta della lounge verso sinistra e verso destra. La fila alla sua sinistra piegava ad angolo e a ancheggiare la curva del bar a forma di ferro di cavallo per tutta la breve lunghezza della stanza. Sedili e schienali di pelle imbottita, tavolini dal ripiano di formica scura e luccicante, un posacenere su ciascuno, una bustina di fiammiferi in ogni posacenere, le parole Colorado Lounge stampate in oro zecchino su ogni bustina. Le parole Colorado Lounge stampate in oro zecchino su ogni bustina, sopra la riproduzione delle porte a vento. Si rigirò, ingoiando con una smorfia il resto dell'excedrin disciolto. Lloyd, sei una meraviglia! Già, pronti! Già pronti! La tua rapidità è battuta soltanto dalla bellezza sentimentale dei tuoi occhi napoletani. Salud! Jack contemplò i 20 cocktail immaginali, i bicchieri di martini appannati di goccioline, ciascuno col suo stecchino infilato in una grossa oliva verde. Riusciva quasi a sentire l'odore del gin alitare nell'aria. Il carrozzone, come lo chiamano. Hai mai fatto la conoscenza di un signore che sia saltato sul carrozzone di quelli che hanno smesso di bere? Lloyd convenne di averne conosciuto qualcuno. E hai mai rifatto la conoscenza di un tipo del genere dopo che è saltato giù dal carrozzone e ha ripreso a bere? In tutta onestà, Lloyd non riusciva proprio a ricordarsene. Allora vuol dire che non ti è mai capitato? Jack strinse la mano attorno al primo bicchiere, si portò il pugno alla bocca aperta e alzò il gomito. Deglutì e si gettò il bicchiere immaginario sopra la spalla. La gente era tornata, appena concluso il ballo mascherato, e lo squadrava, nascondendo un sospetto di risate dietro le mani. Jack ne avvertiva la presenza. Se dietro il bancone del bar ci fosse stato uno specchio, invece di quei maledetti, stupidi scaffali vuoti, avrebbe potuto vedere gli avventori. Che lo guardassero pure, che andassero a farsi fottere, che chi aveva voglia di guardarlo lo guardasse pure. «No, non deve esserti mai capitato», ripeté a Lloyd. «Sono pochi quelli che scendono da quel mitico carrozzone, ma quelli che lo fanno hanno tutti una storia spaventosa da raccontare. Quando ci salti su ti sembra il carrozzone più colorato, più pulito che tu abbia mai visto, con ruote di 3 metri per tenere il fondo ben sollevato dal rigagnolo nel quale stanno distesi tutti gli ubriaconi con le loro bottiglie di vino scadente, di grappa, di perfidi liquori. Ti sei lasciato alle spalle tutta la gente che ti guarda in cagnesco e ti dice di rimetterti in carreggiata, altrimenti è meglio che porti i tuoi stracci da qualche altra parte. Visto dal rigagnolo il carrozzone è il più bello che ti sia mai capitato sotto gli occhi, Lloyd, ragazzo mio. Tutto imbandierato, con una fanfara davanti e 3 majorette per parte che fanno volteggiare le mazze e ti lasciano intravedere le mutandine. Ragazzi, ci si sente proprio in dovere di saltarci su, sul carrozzone, e piantare in asso i barboni che scolano fino all'ultima goccia il calore in lattina, e fiutano il proprio vomito per sbronzarsi di nuovo, e frugano lungo il rigagnolo in cerca di mozziconi con 1 centimetro di tabacco ancora attaccato al filtro. Scolò altri 2 cocktail immaginari e si scagliò i bicchieri alle spalle. Gli parve di udirli frantumarsi a terra e, maledizione, cominciava davvero a sentirsi un po' brillo. Era certo l'excedrin. «E così ci salti su!» disse a Lloyd. «E accidenti se sei contento di trovartici!» «Mio Dio, sì! Non ci sono dubbi! Quel carrozzone è il più grande, il più bello di tutto il corteo! E la gente è tutta lì ai lati delle strade, e inneggia, e applaude freneticamente, e agita le mani in segno di saluto! Tranne gli sbronzi secchi completamente partiti nel rigagnolo!» «Quei tipi una volta erano tuoi amici, ma adesso ti sei lasciato tutto e tutti alle spalle!» Si portò il pugno vuoto alla bocca e ne buttò giù un altro. 4 fatti fuori, 16 ancora da mandar giù. Faceva progressi, non c'era che dire. Ondeggiò un tantino sullo sgabello. Che lo guardassero pure, se era quello che volevano. «Fatemi anche la fotografia, gente, durerà di più!» «E poi cominci a vedere certe cose, Lloyd, ragazzo mio, cose che ti erano sfuggite dal rigagnolo. Per esempio che il pavimento del carrozzone è fatto soltanto di nude assi di pino, così poco stagionato che trasuda ancora la resina, e se dovessi toglierti le scarpe saresti sicuro di beccarti una scheggia.
che gli unici arredi del carrozzone consistono in quelle lunghe panche dall'alto schienale, affatto prive di cuscini, e che in realtà sono semplici panche da chiesa con un libro di preghiere distanziate 1,5 metri dall'altra. Che tutta la gente seduta nei banchi sul carrozzone è composta di quelle beghine piatte come assi, col vestito lungo, la goletta di merletto attorno al collo e i capelli raccolti sulla nuca in una crocchia, ma tirati a tal punto che ti pare quasi di sentirli protestare. E tutte le facce sono piatte, pallide e lucide, e tutti cantano «Ci raduneremo tutti al fiume, lo splendido fiume!» E davanti a tutte c'è quella troia fetente con i capelli biondi che suona l'organo e gli dice di cantare più forte, più forte, più forte! E qualcuno ti sbatte un libro di preghiere in mano e dice «Canta, fratello!» Se pretendi di restare su questo carrozzone devi cantare. Mattino, pomeriggio e sera, soprattutto la sera. Ed è allora che ti rendi conto di ciò che realmente è il carrozzone, Lloyd. È una chiesa con le sbarre alle finestre, una chiesa riservata alle donne e una prigione per te. Tacque. Lloyd se n'era andato. Peggio ancora, non c'era mai stato. I cocktail non erano mai esistiti, c'era solo la gente nei separé. La folla reduce dal ballo mascherato, e lui riusciva quasi a udirne le risa soffocate mentre si portavano le mani alla bocca e lo additavano, gli occhi scintillanti di crudeli puntolini luminosi. Si volse un'altra volta di scatto. «Lasciatemi!» «In pace?» Tutti i separé erano deserti. L'eco delle risa era svanita. Jack fissò per un lungo istante la lounge deserta, gli occhi sbarrati e cupi. Al centro della fronte gli pulsava, visibile, una vena. Nel profondo di lui si andava formando una fredda certezza, la certezza che gli stesse dando di volta il cervello. Avvertì il bisogno di sollevare lo sgabello accanto al suo, di rovesciarlo e di attraversare quel posto come un turbine di vendetta. Invece tornò a girarsi verso il bar e prese a cantare a squarciagola. «Rotolami nel trifoglio! Rotolami, stendimi e fallo ancora!» Gli si parò dinanzi il volto di Danny. Non il solito volto di Danny, vivo e sveglio, gli occhi scintillanti e briosi, ma il volto catatonico, spettrale, di un estraneo, gli occhi opachi e velati, la bocca infantilmente contratta attorno al pollice. Che stava facendo, seduto lì a parlare da solo, come un adolescente scontroso, mentre suo figlio se ne stava di sopra chissà dove, e si comportava come chi debba venir rinchiuso in una cella dalle pareti imbottite? Si comportava allo stesso modo in cui Wally Hollis aveva detto che si era comportato Vic Stenger prima che venissero a portarlo via gli uomini col camice bianco? «Ma io non l'ho sfiorato neppure con un dito! Maledizione, non l'ho nemmeno toccato io!» «Jack!» La voce era timida, esitante. Fu così sorpreso che per poco non cadde dallo sgabello, girandosi di scatto. Wendy era rita appena oltre le porte a vento, con Danny accoccolato tra le braccia. «Non l'ho nemmeno toccato! Non l'ho più toccato da quella sera che gli ho spaccato il braccio, nemmeno per sculacciarlo!» «Jack, tutto questo non ha importanza adesso. Quel che importa è...» «Importa è come!» gridò lui. Abbatté con violenza il pugno sul banco del bar, facendovi sobbalzare le ciotole vuote delle noccioline. «Importa, maledizione! E come se importa!» «Jack, dobbiamo portarlo giù a valle e...» Danny accennò ad agitarsi fra le sue braccia. L'espressione molle, vacua del suo viso aveva preso a mutare. Contrasse le labbra come chi avverta un sapore insolito. Sgranò gli occhi, alzò le mani come a volersi ricoprire e poi le lasciò ricadere. Bruscamente si irrigidì nelle braccia di Wendy, inarcò di scatto la schiena facendola barcollare, poi si mise a urlare, folli suoni che gli sfuggivano dalla gola strozzata, un pazzo echeggiante singhiozzo dopo l'altro. Quei suoni sembrarono riempire tutto il pian terreno deserto e rimbalzare su di loro come spettri che recassero un presagio di morte. «Jack!» gridò Wendy terrorizzata. «Oddio, Jack, cosa gli sta succedendo?» Jack scese dallo sgabello, le gambe intorpidite, più spaventato di quanto fosse mai stato in vita sua. In quale abisso aveva mai affondato lo sguardo suo figlio? In quale cupo nido? E che cosa c'era là dentro che l'aveva punto? «Danny! Danny!» Danny lo vide. Si svincolò dalla stretta della madre con una forza brutale, repentina, che non le diede modo di trattenerlo. Wendy arretrò incespicando contro uno dei separé e per poco non vi cadde dentro. Urlò Danny correndo da Jack, gli occhi enormi e terrorizzati. «Oh papà! Papà, era lei! 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 Oh papà!»
si precipitò nelle braccia di Jack, facendolo barcollare. Gli si aggrappò con morsa tenace e lì per lì lo tempestò di pugni come un pugile. Poi gli si avvinghiò alla cintura e gli singhiozzò contro la camicia. Jack sentiva il volto del figlio, caldo e agitato, premergli contro il ventre. Papà era lei. Jack abbassò lo sguardo sul volto di Wendy. I suoi occhi sembravano piccole monete d'argento. «Wendy!» Una voce bassa, quasi ronfante. «Wendy, che cosa gli hai fatto?» Wendy lo guardò a sua volta, incredula e attonita, il volto pallido. Scosse il capo. «Oh, Jack, se non lo sai tu!» Fuori era cominciato a nevicare.